Bentornati, oggi vi parliamo di un fucile della G&G, il GC16 Predator, colorazione Battleship Grey. Adesso vediamo cosa contiene la scatola. La scatola contiene il libro di uso e manutenzione a colori, molto dettagliato, ben fatto, in cui fa vedere il fucile in tutte le sue parti. Un opuscolo o un volantino, come lo volete chiamare, in cui vengono raffigurati praticamente tutti i fucili disponibili prodotti dalla G&G. Eccoli qua. L'asta spingipallino. Il caricatore dell'M4. Parliamo di un M4. E il fucile. Fucile full metal. Eccolo qua. Adesso andiamo a vedere nei dettagli questa splendida replica. Nella parte frontale del fucile abbiamo un Reese K-Mod da 12 pollici con una bocca molto aggressiva fatta apposta per questo fucile. Al suo interno abbiamo uno spengifiamma removibile in cui al suo posto è possibile inserire un altro spengifiamma o un silenziatore che partirà dall'interno del Reese e uscirà per il resto della sua lunghezza. Nella parte superiore troviamo, nella parte anteriore e posteriore, le tacche di mira removibili e abbattibili, come possiamo notare. Dietro la tacca di mira posteriore troviamo la leva di armamento a farfalla che, come in tutti i fucili, ci consente di vedere l'op-up. Nella parte centrale, nel body, abbiamo i loghi della G&G, il modello e dove è stato prodotto il fucile. Il selettore è un selettore ambidestro, come è ambidestro anche il pulsante di sgancio del caricatore. Le parti in ABS sono la grip portamotore, molto ergonomica, e il caricatore stesso. Il caricatore che ha anche una piccola parte in gomma ergonomica, anche questa, che ci consente di avere più grip su di esso. All'interno della sede il caricatore ha pochissimo gioco. Nella parte posteriore del fucile troviamo in ABS anche il calcio con un blocco particolare, un blocco a scatto, non a molla, gli anelli porta scinghia da tutti e due i lati e il tubo calcio in metallo. Dietro il calcio, nella parte superiore, c'è un piccolo pulsantino che, se premuto, ci consentirà di sbloccare il coperchio e, ruotandolo verso sinistra, potremo inserire al suo interno una batteria sdoppiata. Nella parte inferiore del calcio invece, premendo questo piccolo pulsantino, possiamo aprire un piccolo scomparto in cui è possibile inserire dei piccoli accessori. Particolarità di questo gearbox è il grilletto ETU, Electronic Trigger Unit. Questo grilletto elettronico ci consente, quando il selettore di fuoco è impostato su singolo e lo teniamo premuto, il grilletto, di impostare la raffica in modalità 3 colpi. Questo grilletto è un grilletto molto reattivo grazie anche al MOSFET che abbiamo all'interno del tubo calcio, mentre vediamo adesso sul cablaggio di collegamento alla batteria un fusibile da 30 A. Eccolo laggiù, questo è il MOSFET all'interno del tubo calcio che fa parte del sistema ETU. Adesso, se tiriamo la leva di armamento, scopriamo una parte del gearbox. Intanto notiamo l'op-up tachimetrico, mentre il gearbox è in zama e il cilindro in ottone. Questo cilindro e il gearbox sono più resistenti delle versioni precedenti. Ora, se rimuoviamo il caricatore del fucile, accediamo alla sede del caricatore dalla parte del fucile e vediamo che all'interno c'è un distanziale di color giallo che serve a ridurre le vibrazioni. Adesso vediamo le prove di tiro effettuate con questa replica. Come possiamo vedere, le prove di tiro sono andate molto bene. Nella prova di sparo singolo abbiamo 700 cerchiate in verde andate a bersaglio e 2 cerchiate in rosso andate leggermente fuori.
Nella prova di raffica controllata abbiamo 7 centri andati a bersaglio cerchiati in verde e 4 cerchiati in rosso andati nelle immediate vicinanze. Ricordo il bersaglio essere 8,3 cm per 8,3 cm su una distanza di 25 metri. Fucile molto reattivo grazie al grilletto ETU, al motore ai torchi e alle boccole da 8 mm. Peso che varia fra i 2,5 kg e 2,6 kg a pieno carico. È disponibile in 3 colorazioni, nero, verde e Battleship Grey, che è un'edizione limitata. E adesso arriviamo al voto. Voto di 8,5 per tutte le caratteristiche che abbiamo detto prima e per la sua maneggevolezza. Adesso vi saluto e al prossimo video. Ciao a tutti!